Qui non c'è altro da fare. Per un rituale di magia nera? In assenza di altri indizi che confermino questa teoria, io direi che possiamo scartare la magia nera. La speranza di possedere una specie di trofeo? Non credo, Watson. Se così fosse, non avrebbe estirpato un organo anche alla vittima di Buxlow? Forse voleva un campione per realizzare un'indagine. Non mi convince, Watson. La vittima di Buxlow era praticamente intatta. E se l'assassino fosse un cannibale? Per quanto sgradevole possa sembrare questa ipotesi, non possiamo scartarla. Per denaro, forse? È una possibilità che non possiamo scartare senza essere sicuri che non esista un traffico di organi. Elementare. Dopo aver valutato i possibili moventi dell'assassino, direi che avrebbe potuto anche asportare qualche organo alla sua prima vittima, ma non l'ha fatto. Forse aveva bisogno di esercitarsi con un omicidio più semplice? Possiamo dedurre che ci sia stata persino una terza vittima al cui omicidio non gli sia stato attribuito? E se tornasse a uccidere, quali atrocità aspetterebbero alla vittima? Dobbiamo fermarlo, Holmes. Ci proveremo, Watson. I barattoli di formalina potrebbero rappresentare il nostro unico indizio. Parli con dei medici e cerchi di verificare se esiste un mercato per il traffico di organi umani. D'accordo. E lei, Holmes? Informerò l'ispettore Aberline delle nostre congetture. In seguito mi investirò da tecnico del gas e prenderò una birra con il nostro amico Bluto. Bene, credo che un vecchio collega dell'università potrà aiutarmi. Attualmente lavora nell'ospedale di Londra. Spero possa assistermi nell'arco della giornata. Ci ritroviamo qui non appena avrò scoperto qualcosa. Perfetto. Buona fortuna, Watson. Devo recarmi all'ospedale di Londra in cerca del mio vecchio collega. Presto, all'ospedale di Londra! Il mio collega mi ha dato appuntamento qui, in una delle sale riservate agli studenti. Ma sei già qui, John. Puntuale come sempre. Anche se ti vedo un po' fuori forma. Non sarà che la vita coniugale ti ha fatto diventare serio? Mi conosci bene, Andrew. No, sono altri i pensieri che mi inquietano. Hai ricevuto il mio messaggio? Sì, e ammetto che mi ha sorpreso. Pensa che anch'io mi ero posto le stesse domande. E cosa ne pensi? Hai sentito qualcosa sul traffico di organi a... Assolutamente. È vero che esistono certi scambi tra professionisti, ma nulla che abbia scopo di lucro. Da quando ci è stato concesso di utilizzare i cadaveri anonimi per la ricerca, il mercato nero ha subito un notevole calo. Dunque, che genere di domande ti ponevi? Tu parli di traffico di organi, ma sospetto che ci sia un mercato per cadaveri integri. Cosa intendi dire? Per caso è scomparso qualche cadavere? È una questione confidenziale, ma so che di te mi posso fidare. Ecco, sono scomparsi vari corpi dall'obitorio di questo ospedale. Cadaveri non identificati, usati dagli studenti nelle lezioni pratiche di anatomia. Se si trattasse di un solo cadavere, penserei ad uno scherzo di pessimo gusto. Ma da qui passano molti studenti. Alcuni vengono addirittura clandestinamente per studiare. Capita anche che scompaiano organi e strumenti chirurgici, ma la cosa allarmante è che vengano a mancare così tanti corpi. I responsabili dell'ospedale ne sono al corrente? Certo, ma preferiscono non chiamare la polizia per il momento, dato che una denuncia potrebbe mettere in pericolo la licenza per l'impiego di cadaveri anonimi a fini scientifici. Forse il signor Holmes ci può dare una mano. Magari se ci parlassi tu...
Quali corpi sono scomparsi? Se aspetti qualche minuto, preparo una lista dettagliata di tutti i cadaveri mancanti. Approfittane per dare un'occhiata al materiale e ricordare i vecchi tempi. Grazie, Andrew. Qui vengono gli studenti per realizzare le loro esercitazioni. Questo strumento chirurgico sembra un cacciavite. Lo prenderò in prestito. Qui vengono gli studenti per realizzare le loro esercitazioni. Il tipico carrello per gli strumenti chirurgici. Vedo che l'ultima lezione riguardava il cuore umano. A giudicare dalla semplicità del diagramma, gli alunni erano dei principianti. Qui vengono gli studenti per realizzare le loro esercitazioni. C'è un cuore in questo barattolo. A giudicare dal colore, direi che non è qui da molto tempo. Questo barattolo ha due tappi con chiusure a combinazione. Questo straccio è pieno di grasso. Adesso studiano meccanica i futuri medici. Un'enciclopedia di anatomia. Qualcuno ha messo un segno sulla pagina del cuore. Vediamo. Una delle ruote di questo carrello è bloccata, anche se sembrerebbe bene oliata. È davvero strano. Ma cosa ci fa qui questa nota? È una vecchia ricetta medica, ma c'è dell'altro. In latino. Sembrano delle istruzioni. C'è un cuore in questo barattolo. Questo barattolo ha...